Allora, anche il prossimo punto dell'ordine del giorno è la nomina dei membri della commissione di gestione della biblioteca. E l'articolo 3 dello statuto della biblioteca dice che la nomina della commissione di gestione della biblioteca civica è composta dal sindaco, dal suo delegato e dal numero 6 membri nominati dal consiglio comunale, scelti in modo da rispecchiare le esigenze culturali della popolazione di cui numero 3 membri su proposta della minoranza consiliare e logicamente 3 sulla sì, con il sindaco o un suo delegato più 3 membri di minoranza. Allora, la proposta della maggioranza sono Salvatore Italia, Claudia Andreoli, Sara Saviori e Omar Zani. Poi abbiamo quella di Zerla Girolamo, che lui ha fatto tre indicazioni, ma a questo punto Prenderemo una prenderemo una e voi due. Allora, Salvatore Italia, Claudia Andreoli, Sara Savioli, Omar Zani. E a questo punto faremo ecco, se non sbaglio era con Anni Valentina che lui ne aveva indicati tre. Non è come succede a lui, perché allora. Il primo giudice era, no, non credo che Morelli Valentina e io. Allora, Maggiori Fabrizio. Marco, ti scelgo di vedere. Sì, sicuramente c'è la disponibilità. Ok, anche questo va votato. Posso dire una cosa? Prego. Su questo è un discorso che volevo fare con le commissioni, ma questa è una fattispecie, tengo a citare una cosa e mi fa piacere che poi all'interno della commissione non ci siano consiglieri comunali, cioè, no, un po' scelto, è così anche per gli altri. La biblioteca di tutte le commissioni, questo statuto del 79, mi sembra che sia il 78, addirittura prevede tra membri di maggioranza e minoranza, per me sono queste spartizioni un po' più politicizzate. Quello che abbiamo auspicio con questa commissione è che non sia assolutamente politicizzata. In passato, in varie occasioni, recenti anche, più indietro negli anni, spero anche nei prossimi anni, abbiamo stato messo una commissione che lavora per il paese e lavora concretamente con fatti, con risultati che vanno di là. Di logiche un po' più politiche, chiamiamole così, che ci riguardano. E lavora su progetti solitamente condivisibili da tutti. Quindi ecco, dobbiamo fare questo gioco di serie di nomi un po' qua, un po' là, spero che insomma non vada poi negli anni quando andrà a lavorare ad essere proprio politicizzata. Questo vale per tutte le commissioni e nella fattispecie per questa lo ritengo un punto fondamentale. Il regolamento che è vecchio del 74. No, sì. 79. Ma qual è il regolamento della commissione? Della biblioteca 79, 79. Quando parla di una rappresentanza equilibrata tra i membri della maggioranza e della minoranza, non è detto che solo perché si dà diritto a tutte le parti di designare qualcuno sia un fatto di politica di valutazione. È evidente che anche all'interno di una maggioranza, se ci sono 8 o 9 membri, non vi possono avere la stessa idea, poi giustamente per ragioni di utilità politica si siede una certa parte della minoranza fa la stessa cosa, ma la biblioteca non è stata mai entrata quando si dà il riconoscimento di carte, la. Una realtà
realtà che si chiede giustamente alla biblioteca a finalità, però deve in qualche modo essere come civica, farlo chiaro anche alla fine della responsabilità di quello che fa una parte finale sulla prestazione, quindi in qualche modo l'amministrazione, la maggioranza specialmente, deve dire tutto, ma è dovere di rischiare che non facciano cose. Poi questo discorso che viene che tutti facciano lavoro di interesse è vero in teoria, poi in parte ci sono delle divisioni di programma, di diritto, però non dico che come produzioni, ma anche diversità, quindi le diversità non sono una cosa da temere, perché la diversità è una ricchezza che consente di portare il consenso delle idee, delle proposte, che consentono di portare la possibilità di proposte per possibile. Quindi non è la diversità o l'alternità, un problema, è una ricchezza da usare, poiché disegni che ovviamente la salimentano subito per compensare le proprie soddisfazioni della vita, però per il protagonismo o anche non alle cose che sono spazi, si vedranno, si porteranno, si adotteranno, si faranno adottare, ma è evidente che crescere, maturare, formare un processo diverso, no? Dall'essere molto protagonisti, da ritenere che il pulpito per manifestare le proprie frustrazioni venga utilizzato oltre in certa misura, ma qui non siamo la biblioteca, non siamo come le cose che si dicono nella biblioteca, con certe terre. Indicare chi ha sede giusta, è vero che sia così, ma torno a dire, poi questa maggioranza è titolare, libera di fare quello che crede, ma mi pare che sia un po' quando bisogna 3-3 a fare le sue elezioni, ha preso soddisfazione il fatto che la figura che ha detto questa tornata con noi è stata segnata. Perché poi si fanno delle scelte, si prosegue, si è quello che si dice. Quindi io devo dire Roberto, ma anche il turismo fa grazie, perché se ne fossimo uno, se ne fosse diventare uno, sempre sarebbe una bella cosa, ma è sempre possibile diventare una volta sì, ma in tutto questo abbiamo una minoranza che però l'imposta di minoranza di fare proposito di posti di posizione, so con quali intenzioni, ma evidentemente bisogna durare la democrazia è fatta per dare gli spazi in maniera proporzionale comunque gli spazi anche ad altri e a non fare tutti in questo poi la premessa quella. Ok, grazie. Favorevoli? No. Immediate esclusività, favorevoli?